Parlare di Heidegger o parlare di pompini? Perché riscrivere il Girotondo di Schnitzler oggi? Paradossalmente per essere più fedeli all'autore, nel senso che Schnitzler stesso ambienta il suo testo nella sua epoca. Quindi in qualche modo per restare fedeli alle intenzioni di satira, di critica, di analisi che erano tipiche dell'originale, ho deciso di ambientare tutto adesso. C'è qualcos'altro che devi dirmi? Ti stavo aspettando per cena, perché... Pensavo stessi a lavorare fino a tardi, stai sempre a lavorare fino a tardi. Guarda che non ero improvvisato. Con altre attrici magari poteva essere una cosa anche più facile. Ho agito anche così. Ho agito anche così, insomma, per evitare che tutti ti innamorassi, no? No, infatti, devo dire che ci è riuscita benissimo. Quello che vediamo noi, diversamente dall'originale, è il passaggio di cattivi esempi o di prestazioni sessuali tra adulti e ragazzini, per poi ritornare agli adulti. Abbiamo una scena in cui, per esempio, una insegnante ha un rapporto sessuale con un suo allievo. No, tutto questo è sbagliato, io non può andare avanti così. Ma perché? Sei venuto a trovare il tuo allievo preferito che non si sente tanto bene, cosa c'è di male? Sono fragole quelle? Sì. L'insegnante si innamora di un ragazzetto. Ma dai, ma non è che si innamora. Scusa, il ragazzetto che hai portato l'altro giorno qui in teatro era così. Ma cosa dici? È stato un suo amico a cominciare! Immagino! L'ha portato in bagno lui! No, non importa, Quella situazione nel bagno della discoteca è ispirata ad un fatto di cronaca reale. Ma c'è andata così, può capitare! Un'inchiesta che aveva scoperto come ci fossero delle gare di sesso orale, letteralmente proprio sesso orale, nei bagni di una nota discoteca milanese. Il sesso in questo spettacolo è la vera vittima. Noi non lo vediamo mai. Quello che vediamo al posto del sesso è una sorta di descrizione della performance. Però a me piace da morire la scena dell'incontro tra gli ex. Mi è capitato di sognare il tuo profumo, di svegliarmi e avere il tuo profumo in testa. Sono anche andato a comprarlo. Mi è capitato durante una replica che io, tirandogli via i leggings, che devo tirarli via, no, durante la scena del politico ragazzina, venissero via anche le mutande. Sì. Per fortuna ne aveva due paia sotto. Che è molto divertente anche questa cosa, che io ho due paia di mutande, lui ne ha tre. Citando Edoardo, viene da dire che quando il pubblico si diverte così tanto a teatro, non sa che sta ridendo di se stesso, forse. Alice? 5 minuti e siamo in scena!